È un anno particolare, appunto 30 anni, 1 ottobre 91 nasce Mulini del Ponte come azienda della mia generazione. Chiaramente prima mio padre e prima ancora mio nonno, e abbiamo avuto la fortuna di ampliare il nostro sito produttivo proprio adiacente qui la sede storica, in centro storico a Castelvetrano. E più che sito produttivo, al momento è un sito di ricezione grano, quindi c'è il bilico per pesare i silos, e verrà anche installato un prepulitore per conservare tutti i grani e prepulirli già al momento della ricezione. Un'area importante che mi permette anche di crescere in termini di stoccaggio di materie finite, farina, e in seguito di installare i mulini che da tanti anni sono dormienti nei miei magazzini e torneranno, spero presto, a molire macina a pietra, sempre francesi La Ferté, che ormai sono a riposo da quasi mezzo secolo. Io sono un collezionista di antichi mulini, ne ho collezionati ben 15, diciamo insieme a quelli di mio nonno, che me ne ha tramandati due, mio nonno e mio padre, quindi 15 mulini che torneranno presto ad essere funzionare, a molire, a fare il loro lavoro, e spero che questo accadrà nel prossimo anno 2022. Un'azienda che guarda al futuro, perché stiamo noi differenziando quelli che sono gli interessi dell'azienda Mulini del Ponte dall'acquisizione di un'azienda agricola con circa 1200 piante di alberi di ulivo di Nocerara del Belice, e quindi una produzione di olio che chiamiamo Primula Verde, alla ormai decennale produzione di pasta, in particolare le busiate di Tumenia ottenuta da semola molita a pietra naturale, e in seguito avremo anche un laboratorio che ci permetterà di raccontare e permetterà di incontrare chi è appassionato, interessato a queste farine, nostre farine artigianali, e quindi nella sede di Castelvetrano avrà modo di mettere le mani in pasta.